Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sulla Pallegné Farming Simulator 22. Siamo a luglio ed è tutto pronto per la nuova attrebbiatura, ma ho cambiato idea rispetto all'anno precedente, ovvero ci eravamo lasciati dicendo che volevo riseminare la senape, ma in realtà ho visto che mi porta talmente tanti pochi soldi che ho deciso di mettere l'avena. Dice, perché l'avena? Perché con l'avena si può fare latte d'avena. Quindi volevo andare ad acquistare il caseificio, quello comunale, e vedere se oltre al formaggio che facciamo nel caseificio nostro, invece quello della farm, volevo andare a vedere se si poteva iniziare la voglio andare là, affittarlo e iniziare così la produzione di latte di soia, e poi non mi ricordo quali altri prodotti si potevano fare dal caseificio comunale. Quindi andiamo un pochettino a vedere, che poi il modder lo chiama così, lo chiama caseificio comunale, quindi voglio dire. Allora, andiamo un pochino a vedere, Allora, eccoci qua, bellissimo, la cooperativa, vedete? La cooperativa. Allora, innanzitutto lo affittiamo. Allora, qua si può fare burro, formaggio, e non ce ne frega niente perché già questa roba qui la facciamo in farm. Cioccolato, adesso non ce ne frega niente perché lo zucchero non lo facciamo. Oh, il latte vegetale che si può fare sia dal farro, che adesso però non abbiamo, sia dalla soia che dall'avena. Quindi io adesso devo vedere se ho fatto... Vabbè, no, è sempre latte vegetale, quindi non ci sono differenze fra latte di soia e latte d'avena. Quindi andiamo a fare il latte di soia. Vediamo un po' quanto ce lo pagheranno poi il latte di soia. Sono molto, molto, molto curiosotto. Allora, latte di soia, ragazzi. Latte di soia. Qui piccolo. Dai, vieni piccolo. Oh, raga, mi sono perso il latte di soia. Scusate, ma qua veramente è tutto molto disdicevolano. Eccolo qua. Latte vegetale Cocci Express, 5.000 euro. Mica male. Mica male, cari ragazzi. Ma proprio male, male per niente. Quindi, amici miei, si va subito a trebbiare. La soia. Allora, la soia, ho detto, l'avena. Che ho detto io? Non mi ricordo più. Ragazzi, ma guardate che io con la testa proprio, ragazzi, là, l'età comincia a essere... L'avena, latte d'avena. Io ho l'avena in farm, no la soia. C'ho l'avena, latte d'avena. No, ma poi, ragazzi, sti giorni sto a combattere con un'allergia. Mamma mia, ragazzi. Tutto il giorno con gli occhi lacrimosi, starnutisco, prurito agli occhi, prurito al naso. Quindi te sfaciola un po' il cervello quando è così. Già sto sfaciolato de mio. Da me si dice sfaciolato quando uno sta un po' fuori fase. Allora, ho già sbagliato strada. Ci vediamo in farm. Allora, io direi di affittare un'altra trebbia. Abbiamo affittato una New Holland, abbiamo affittato una Class. Andiamo a affittare un'altra trebbia. Magari ne prendiamo una della John Deere stavolta, non sarebbe male. Datemi un attimo. Magari la affittiamo una della John Deere. No, lo so quello che state dicendo. Non è ancora arrivato il momento della S7. La faremo più avanti, la S7. Se ci giochiamo subito i jolly, raga, voglio dire. No, dai, prendiamo benché questa di default. Questa di default, la T560, ci sta la T560 con la sua bella lametta, da 7,6 metri. Ci sta, raga, mi sono fatto portare tutto qui, quindi può succedere che la roba si spawna sul campo, tanto non ce ne frega niente perché noi il calpestamento lo togliamo. Poi soprattutto io, a parte che io lo tolgo sempre il calpestamento, poi sulle mappe piccole... Queste mappe piccole dove praticamente dovete giri è un problema. Dovete giri è un problema, non c'è spazio nemmeno per far pipì. Quindi direi proprio che
direi proprio che... Oh, ragazzi, poi io ho intenzione di mettere giù anche vigneti, oliveti, perché insomma la Francia, ragazzi, è famosa anche per la produzione di vino, eh? Si produce anche l'olio d'oliva, quindi compreremo delle zone dove mettere giù delle vigne splendide, quindi non vi preoccupate, insomma, quindi cosette ne faremo, anzi probabilmente già dalla prossima primavera inizieremo a buttare giù vigneti, come se piovesse, eh. Poi vorrei anche provare la mod sempre qui, quella dei frutteti, degli ortaggi, insomma ne vedremo di differenze, diciamo, a livello di quello che andremo a coltivare, ecco, ne vedremo delle belle. Io sto andando a step, secondo me adesso con due belle produzioni come il mulino e il caseificio, beh, direi che già i soldini possono iniziare ad entrare. Poi una volta che entrano i soldini, quei soldini poi uno li investe, no? Un po' in caseifici, un po' in frutteti, eccetera. Sì, caseifici, volevo dire vigneti, che caseifici, un po' in vigneti, un po' in frutteti, un po' in serre, insomma altre produzioni. Dai che ci divertiamo, ragazzi, con sta serie, in attesa di quello che sarà, di quello che il futuro vorrà. A proposito, ieri sono uscite mod, a mio parere tutta robetta abbastanza inutile, poca roba ed inutile, quindi la settimana inizia esattamente sulla falsa riga di quella precedente, quindi poca robetta e abbastanza inutile, e quindi speriamo oggi di vedere qualcosina di interessante. Staremo a vedere e di avere notizie della Italia Rice, dell'update della Italia Rice. Siamo tutti lì ormai aspettando l'update dell'Italia Rice, così con gli occhietti un po' sgranati vedremo un po' quello che arriverà. Faccio pure paglia, ovviamente, come state vedendo, perché la paglia mi serve tantissimo per le mie vacchette. Non ci sono le stalle di maialetti su questa mappa, se non ricordo male, ma non è che ce ne può fregare di meno dei maialetti a noi e dei cavalli, lo diciamo proprio sinceramente. Anche con la mod quella dell'aumento dei prezzi, io, ragazzi, non riesco proprio a farmi piacere l'allevamento di maiale e di cavallo, non so perché, non è che mi attira molto. Preferisco le vacchette e le pecorette, cioè le vedo più remunerative. Mamma mia, come parlo bene, porca miseria, mi sono mangiato un dizionario stamattina. Ho preso il dizionario, l'ho appucciato nel latte e me lo so mangiare. Non abbiamo, amici miei, nemmeno notizie per fare vlog. Avete visto, io, a me piace fare vlog, anche perché sono quelli che fanno più visual rispetto ai gameplay. Non ci sono manco notizie, ragazzi, tutto sparito, tutto, nessun modder scrive nulla, tutto un enorme silenzio, che poi i modder stanno tutti aspettando l'annuncio, no, di questo ipotetico farming nuovo, e quindi si sono tutti fermati. Cioè, le mod che avevano ormai da finire le hanno finite, molti le hanno fatte uscire, molti altri le stanno finendo, ma basta, cioè sono le ultime cartucce, quindi si sono fermati tutti e non ci sono più novità, non ci sono più post, vlog, non c'è più una emerita cippa, e quindi diventa anche difficile portare avanti un discorso di vlog, di hype, di attesa. È un macello, amici miei, it's masile, per dirla in inglese. Ah no, scusate, non è masile, la regia mi dice butcher, macellaio, macellaio. Allora, it's a butcher, cioè è un macellaio, vabbè raga, che dobbiamo fare? Allora, intanto abbiamo fatto, già, grazie alla mod anche delle colture, c'è da dire, un bel carichetto d'avena, che adesso scarichiamo, portiamo alla cooperativa, alla latteria della cooperativa. Abbiamo aderito noi a questa cooperativa, non è nostra la latteria, no? I 1000 euro che abbiamo pagato sono per aderire alla cooperativa, quindi è una cooperativa, noi aderiamo lì e possiamo usufruire dei servizi della latteria. Quindi adesso
scarichiamo, anche se non riempiremo il carro, perché non lo riempiremo, io credo lo riempiremo nemmeno con tutto sto campo qua, però io voglio farvi vedere in video l'attivazione della produzione. Nel frattempo che si riempie il carro, io vi voglio ricordare di lasciare un like se ancora non l'avete fatto, che per me è fondamentale, di iscrivervi, ragazzi, mancano 13 o 14 follower ai 30.000, è un grandissimo obiettivo, ragazzi, abbiamo raggiunto insieme un obiettivo grandissimo, quindi dai ragazzi, fate iscrivere tutti, amici, contramici, nonne, parenti, zii, ce ne mancano 13 o 14 mi pare per i 30.000, poi faremo un bel video speciale. E poi vi ricordo anche Facebook e Instagram e TikTok in descrizione, e la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente, aiutando e sostenendo Robertino. Poi infine, ma non meno importante, la mia affiliazione Giants. Se volete acquistare da PC il Farm Production Pack, lo potete fare dai miei link affiliazione Giants, aiutandomi così non solo a mantenere la partner argento, ma anche a raggiungere quella oro, che è sempre molto importante. Adesso io me ne vado alla cooperativa, andiamo insieme, anche se abbiamo solo 10.000 litri, ma è perché ci tenevo, cari amici, a farvi vedere anche qui sul tubetto l'avvio della produzione di latte vegetale. In realtà l'hanno chiamato latte vegetale perché da tre prodotti, invece di fare tre fill type diversi, cioè latte di soia, latte di farro, latte d'avena, hanno fatto un solo prodotto, latte vegetale. Però noi stiamo trasportando avena e quindi è in tutto e per tutto latte d'avena. Salutiamo Cristina che ci segue. Allora, io non so dove sto andando, posso dirlo che non so dove diavolo sto andando, ma credo che ho preso la strada giusta senza volerlo, cioè praticamente a caso ho preso la strada ragazzi. Eh sì, perché credo che sia quella laggiù la cooperativa. No, oh sì, sì 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 sì, Miguel è sempre lui, sì sì. Allora, eccola la cooperativa, ragazzi, the cooperative. Prossima puntata, raga, dobbiamo andare a mettere giù assolutamente i primi vigneti. I vini francesi, ragazzi, siamo in Francia, un famer vino. Voglio dire. Allora, questo qua è il punto di scarico. Veramente me lo dà già qua il punto di scarico, ma io voglio fare le cosette fatte bene e mi avvicino il più possibile alla griglia. Ecco fatto. E cominciamo a scaricare la prima vena. E adesso parlo con il direttore qua e gli dico di iniziare la produzione di latte d'avena. Allora, eccola qua, latte d'avena che metteremo in vendita diretta. Ecco fatto, così ci arrivano subito direttamente i soldini del latte d'avena. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Quindi produzione di latte d'avena iniziata. La latterie cooperative était molto belle. Allora, amici, io vi saluto, vi ringrazio. Forza Roma e forza Lazio, si dice qua. No, vabbè, vi saluto, vi ringrazio. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Mi auguro pure che abbiate lasciato il likeino, che per me è fondamentale. Andremo avanti con i lavori sulla piattaforma Viola e live, quindi vi invito sempre a venirmi a trovare. Vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video della bellissimissima serie Palegnè. Al prossimo video, ciao!